Emilio Salgari, Il Corsaro Nero. Capitolo 1. I filibustieri della Tortue. Una voce robusta, che aveva una specie di vibrazione metallica, s'alzò dal mare ed echeggiò fra le tenebre, lanciando queste parole minacciose. Uomini del canotto! Halt! O vi mando a picco! La piccola imbarcazione, montata da due soli uomini, che avanzava faticosamente sui flutti con loro inchiostro, fuggendo l'altra sponda che si delineava confusamente sulla linea dell'orizzonte, come se da quella parte temesse un grave pericolo, si era bruscamente arrestata. I due marinai, ritirati rapidamente i remi, si erano alzati d'un sol colpo, guardando con inquietudine dinanzi a loro e fissando gli sguardi su di una grande ombra che pareva fosse improvvisamente emersa dai flutti. Erano entrambi sulla quarantina, ma dai lineamenti energici e angolosi, resi più arditi dalle barbe folte, irte, che forse mai avevano conosciuto l'uso del pettine della spazzola. Due ampi cappelli di feltro, in più parti bucherellati e con le tese sbrindellate, coprivano le loro teste. Camicie di flanella, lacerate, scolorite e prive di maniche, riparavano malamente i loro robusti petti, stretti alla cintura da fasce rosse, del pari ridotte in stato miserando, ma sostenenti un paio di grosse e pesanti pistole, che si usavano verso la fine del XVI secolo. Anche i loro corti calzoni erano laceri, e le gambe, i piedi, privi di scarpe, erano imbrattati di fango nerastro. Quei due uomini, che si sarebbero potuti scambiare per due vasi da qualche penitenziario del Golfo del Messico, se in quel tempo fossero esistiti quelli fondati più tardi alle guaine, vedendo quella grande ombra che spiccava nettamente sul fondo azzurro, cupo dell'orizzonte, fra lo scintillio delle stelle, si scambiarono uno sguardo inquieto. «Guarda un po', Carmo», disse colui che pareva il più giovane. «Guarda bene tu! Tu che hai la vista più acuta di me! Sai che si tratta di vita o di morte?» «Vedo che è un vascello, e sebbene non sia lontano più di 3 tiri di pistola, non saprei dire se viene dalla Tortue o delle colonie spagnole.» «Che siano amici? Osare spingersi fin qui, quasi sotto i cannoni dei forti, col pericolo di contrarre qualche squadra di navi d'alto bordo scortate qualche galeone pieno d'oro. Comunque sia ci ha veduti, One Stiller, e non ci lasceranno fuggire. Se lo tentassimo, un colpo di mitraglia sarebbe sufficiente a mandarci tutte e due a casa di Belzebù.» La stessa voce di prima, potente e sonora, echeggiò per la seconda volta fra le tenebre, perdendosi lontana sulle acque del golfo. «Chi vive?» «Il diavolo!» borbottò colui che si chiama One Stiller. Il compagno salì sul banco e con quanta voce aveva gridò: «Chi è l'audace che vuol sapere da quale paese veniamo? Se la curiosità lo divora, venga da noi. Gliela pagheremo a colpi di pistola.» Quella smargiassata, invece di irritare l'uomo che lo interrogava dal ponte della nave, parve che lo rendesse lieto. «Poiché», rispose, «i valorosi s'avanzino e vengano ad abbracciare i fratelli della costa.» I due uomini del canotto avevano mandato un grido di gioia. «I fratelli della costa!» avevano esclamato. Poi colui che si chiamava Carmo aggiunse: «Il mare mi inghiotta, se non ho conosciuto la voce che ci ha dato questa bella nuova.» «Chi credi che sia?» chiese il compagno, che aveva ripreso il remo manovrandolo con supremo vigore. «Un uomo solo, fare più. Un uomo solo, tra tutti i valorosi della Torte, può osare spingersi fino sotto i porti spagnoli.» «Chi?» «Il Corsaro Nero. Fuori d'Amburgo. Lui? Proprio lui?» «Che triste notizia per quell'audace marinaio», mormorò Carmo con un sospiro. «Ed è proprio morto.» «Mentre lui forse sperava di giungere in tempo per strapparlo vivo dalle mani degli spagnoli, è vero, amico mio?» «Sì, One Stiller. Ed è il secondo che gli appiccano.» «Il secondo?» «Il secondo, sì. Due fratelli. E tutti e due appesi alla forca infame.» «Si vendicherà, Carmo.» «Lo credo. E noi saremo con lui. Il giorno che vedrò strangolare quel dannato governatore Maracaibo sarà il più bello della mia vita. E darò fine ai due smeraldi che tengo cuciti nei miei pantaloni. Saranno almeno 1000 piastre che mangerò con i calmerati.» «Ah, ci siamo. Te lo dicevo io, è la nave del Corsaro Nero.» Il vascello, che poco prima non si poteva ben discernere in causa della profonda oscurità, non si trovava allora che a mezza gomena dal piccolo canotto. Era uno di quei lini da corsa che adoperavano i filibustieri della Tortue per dare la caccia ai grossi galeoni spagnoli, recanti in Europa i tesori dell'America centrale, del Messico e delle regioni equatoriali. Buoni velieri, muniti da alta alberatura per poter approfittare delle brezze più leggere, con la carena stretta, la prora e la poppa soprattutto altissime come si usavano in quell'epoca, e formidabilmente armati.
12 bocche da fuoco, 12 caronate sporgevano le loro nere gole dai sabordi, minacciando a babordo e a tribordo, mentre sull'altro cassero si allungavano due grossi cannoni da caccia, destinati a spazzare i ponti a colpi di mitraglia. Il legno corsaro si era messo in panna per attendere il canotto, ma sulla prona si vedevano alla luce di un fanale 10 o 12 uomini armati di fucili, i quali parevano pronti a far fuoco al minimo sospetto. I due marinai del canotto, giunti sotto il bordo del veliero, afferrarono una fune che era stata loro gettata insieme ad una scala di corda. Assicurarono l'imbarcazione, ritornarono ai remi, poi si issarono sulla coperta, con un'agilità sorprendente. Due uomini, entrambi muniti di fucile, puntarono su di essi le armi, mentre un terzo si avvicinava, proiettando sui nuovi arrivati la luce di una lanterna. «Chi siete?» fu chiesto loro. «Belzebù, mio patrono!» esclamò Carmaux. «Non si conoscono più gli amici?» «Un pescecane mi mangi, se questo non è il bischiaglino Carmaux!» gridò l'uomo della lanterna. «Come sei ancora vivo? Mentre la torta ti si credeva morto!» «Toh, un altro risuscitato! Non sei tu l'hamburghese One Stiller?» «In carne ed ossa!» rispose questi. «Anche tu dunque sei sfuggito al capestro?» La morte non mi voleva, e io ho pensato che era meglio vivere qualche anno ancora. Ed il capo? Silenzio, disse Carmaux. Puoi parlare. È morto? Banda di corvi. Avete finito di gracchiare? Gridò la voce metallica che aveva lanciato quella frase minacciosa agli uomini del canotto. Johnny d'Amburgo, il corsaro nero, borbottò One Stiller con un brivido. Carmaux, alzando la voce, rispose. Eccomi, comandante. Un uomo era sceso allora dal ponte di comando e si dirigeva verso di loro, con una mano appoggiata al calcio di una pistola che pendevagli dalla cintola. Era vestito completamente di nero, con eleganza che non era abituale fra i filibustieri del grande golfo del Messico, uomini che si accontentavano di un paio di calzoni e di una camicia, che curavano più le loro armi che i loro indumenti. Portava una ricca casacca di seta nera, adorna di pizzi di uguale colore, coi risvolti di pelle ugualmente nera, calzoni pure di seta nera, stretti da una larga fascia frangiata, alti stivali alla scudiera e sul capo un grande cappello di feltro, adornato da una lunga piuma nera che gli scendeva fino alle spalle. Anche l'aspetto di quell'uomo aveva, come il vestito, qualche cosa di funebre, con quel volto pallido, quasi marmoreo, che spiccava stranamente fra le nere trine del colletto e le larghe tese del cappello, adorno di una barba corta, nera, tagliata alla nazarena e un po' arricciata. Aveva però i lineamenti bellissimi, un naso regolare, due labbra piccole rosse come il corallo, una fronte ampia, solcata da una leggera ruga, che dava a quel volto un non so che di malinconico, due occhi, poi neri come carbonchi, d'un taglio perfetto, dalle ciglia lunghe, vivide e animate da un lampo tale che in certi momenti doveva sgomentare anche i più intrepidi filibustieri di tutto il golfo. La sua statura alta, slanciata, il suo portamento elegante, le sue mani aristocratiche, lo faceva conoscere anche a prima vista, per un uomo d'alta condizione sociale e soprattutto per un uomo abituato al comando. I due uomini del canotto, vedendolo avvicinarsi, si erano guardati in viso con una certa inquietudine, mormorando: «Il corsaro nero!» «Chi siete voi? E da dove venite?» chiese il corsaro, fermandosi dinanzi a loro e tenendo sempre la destra sul calcio della pistola. «Noi siamo due filibustieri della Tortue, due fratelli della costa!» rispose Carmaux. «E venite?» «Da Maracaibo!» «Siete fuggiti dalle mani degli spagnoli?» «Sì, comandante!» «A qual legno appartenevate?» «A quello del corsaro rosso!» Il corsaro nero, udendo quelle parole, trasalì. Poi stette un attimo in silenzio, guardando i due filibustieri con due occhi che pareva mandassero fiamme. «Al legno di mio fratello!» disse poi, con un tremito nella voce. Afferrò bruscamente Carmaux per un braccio e lo condusse verso poppa, traendolo quasi a forza. Giunto sotto il ponte di comando, alzò il capo verso un uomo che stava ritto lassù, come se attendesse qualche ordine, e disse: «Incrocerete sempre al largo, signor Morgan. Gli uomini rimangono sotto le armi e gli artiglieri con le micce accese. Mi avvertirete di tutto ciò che può succedere.» «Sì, comandante», rispose l'altro. «Nessuna nave o scialuppa si avvicinerà senza che ne siate avvertito.» Il corsaro nero scese nel quadro, tenendo sempre Carmaux per il braccio. Entrò in una piccola cabina ammobiliata, con molta eleganza ed illuminata da una lampada dorata. Quantunque ai bordi delle navi filibustiere fosse proibito, dopo le 9 di sera, di tenere acceso qualsiasi lume, quindi, indicando la sedia, disse brevemente: «Ora parlerai. Sono ai vostri ordini, comandante.» Invece di interrogarlo, il corsaro si era messo a guardarlo fisso,
tenendo le braccia incrociate sul petto. Era diventato più pallido del solito, quasi livido, mentre il petto gli si sollevava sotto frequenti sospiri. Due volte aveva aperto le labbra come per parlare, e poi le aveva richiuse, come se avesse paura di fare una domanda, la cui risposta doveva essere forse terribile. Finalmente, facendo uno sforzo, chiese con voce sorda: «Me l'hanno ucciso, è vero? Chi? Mio fratello? Colui che chiamava nel corsaro rosso?» «Sì, comandante», rispose Fermò con un sospiro. «L'hanno ucciso, come vi hanno spento l'altro fratello, il corsaro verde». Un grido, rauco, che aveva qualcosa di selvaggio, ma nello stesso tempo straziante, uscì dalle labbra del comandante. Carmo lo vide impallidire orribilmente e portarsi una mano sul cuore e poi lasciarsi cadere su di una sedia, nascondendosi il viso con la larga tesa del cappello. Il corsaro rimase in quella posa alcuni minuti, durante i quali il marinaio del canotto lo udì singhiozzare, poi balzò in piedi come se fosse vergognato di quell'atto di debolezza. La tremenda emozione che lo aveva preso era completamente scomparsa. Il suo viso era tranquillo, la fronte serena. Il colorito non più marmoreo di prima, ma lo sguardo era animato da un lampo, così tetro che metteva paura. Fece due volte il giro della cabina, come se avesse voluto tranquillizzarsi interamente prima di continuare il dialogo. Poi tornò a sedersi dicendo: «Io temevo di giungere troppo tardi, ma mi resta la vendetta. L'hanno fucilato?» «Appiccato, signore». «Sei certo di questo?» «L'ho veduto con i miei occhi. Pendere dalla forca eretta sul piazzale della Granada». «Quando l'hanno ucciso?» «Quest'oggi, dopo mezzodì». «È morto?» «La prode, signore». Il corsaro nero non poteva morire diversamente, anzi. «Continua. Quando il laccio stringeva, ebbe ancora la forza d'animo di sputare in faccia al governatore. A quel cane di Juan Gould. Sì, al duca Fiammingo. Ancora lui. Sempre lui. Ha giurato dunque un odio feroce contro di me. Un fratello ucciso, a tradimento, e due impiccati da lui. Erano i due più audaci corsari del golfo, signore. È quindi naturale che li odiasse. Ma mi rimane la vendetta», gridò il filibustiere. «Ma mi rimane la vendetta», gridò il filibustiere con voce terribile. «No, non morrò, non morrò. Se prima non avrò sterminato quel Juan Gould, tutta la sua famiglia, e data alle fiamme la città che gli governa. Maracaibo, tu mi sei stata fatale, ma io pure sarò fatale a te. Dovessi fare appello a tutti i filibustieri della Tortue e a tutti i bucanieri di San Domingo e di Cuba. Non lascerò pietra su pietra di te. Ora parla, amico. Narrami ogni cosa. Come mi hanno presi?» «Non ci hanno presi con la forza delle armi, bensì sorpresi a tradimento, quando eravamo inermi, comandante. Come voi sapete, vostro fratello si era diretto a Maracaibo per vendicare la morte del corsaro verde, avendo giurato al par di voi di appiccare il duca Fiammingo. Eravamo in 80, tutti risoluti e decisi a ogni evento, anche ad affrontare una squadra, ma avevamo fatto i conti senza il cattivo tempo. All'imboccatura del golfo di Maracaibo, un uragano tremendo ci sorprende, ci caccia sui bassi fondi e le onde furiose frantumano la nostra nave. 26 soli, dopo infinite fatiche, riescono a raggiungere la costa. Eravamo tutti in condizioni così deplorevoli da non opporre la minima resistenza. Sprovvisti di qualsiasi arma, vostro fratello ci incoraggia e ci guida lentamente attraverso le paludi. Per tema che gli spagnoli ci avessero scoperti e che avessero incominciato a inseguirci, credevamo di trovare un rifugio sicuro nelle folte foreste. Quando cademmo in un'imboscata, 300 spagnoli, guidati da Juan Gult in persona, ci piombano addosso, ci chiudono in un cerchio di ferro, uccidono quelli che oppongono resistenza e ci conducono prigionieri a Maracaibo. E mio fratello era del numero? Sì, comandante. Quandunque fosse armato da un pugnale, si era difeso come un leone, preferendo morire sul campo piuttosto che sulla forca. Ma il Fiammingo l'aveva riconosciuto, ed invece di farlo uccidere con un colpo di fucile o di spada, l'aveva fatto risparmiare. Trascinati a Maracaibo, dopo di essere stati maltrattati da tutti i soldati ingiuriati dalla popolazione, fummo condannati alla forca. Ieri mattina però, io e il mio amico Juan Stiller, più fortunati dei nostri compagni, siamo riusciti a fuggire, strangolando la nostra sentinella, dalla capanna di un indiano, presso il quale ci siamo rifugiati. Abbiamo assistito alla morte di vostro fratello e dei suoi coraggiosi filibustieri. Poi alla sera, aiutati da un negro, ci siamo imbarcati su di un canotto, decisi di attraversare il Golfo del Messico e giungere alla Tortue. Ecco tutto, comandante, disse. E mio fratello è morto, disse il corsaro con una calma terribile. L'ho veduto come ora,
Vedo voi. Sarà ancora appeso alla forca, infame? Vi rimarrà 3 giorni. E poi verrà gettato in qualche fogna. Certo, comandante. Il corsaro si era bruscamente alzato. Si era avvicinato al filibustiere. Hai paura tu? Gli chiese con uno strano accento. Nemmeno di Belzebù, comandante. Dunque tu non temi la morte? No. Mi seguiresti? Dove? A Maracaibo. Quando? Questa notte. Si va a salire la città? No, non siamo in numero sufficiente ora. Ma più tardi Von Gult riceverà vie nuove. Ci andremo noi due, il tuo compagno. Soli? Rispose Carmo con stupore. Noi, soli. Ma che volete fare? Prendere la salma di mio fratello. Guardate, comandante. Correte il pericolo di farvi prendere. Tu sai chi è il corsaro nero, Lampi e Folgori. È il filibustiere più audace della Tortue. Va, adunque, ad aspettarmi sul ponte. E fa preparare una scialuppa. È inutile, capitano. Abbiamo il nostro canotto. Una vera barca da corsa. Va.